Molto bene, come vedete ora sul mio provvisorio tavolo da lavoro. E perché c'ho la faccia scura? Ah, perché sono contro luce. Vabbè, ma tanto a voi non interessa della mia brutta faccia, a voi quello che deve interessare è la centralina. Quindi, riprendiamo il discorso sulla nostra centralina. Allora, le centraline si dividono in due categorie. Quella per motori con le spazzole e quella per motori senza spazzole. Da cosa si differenziano queste due centraline? Semplice. La centralina per motori con le spazzole è a due fili, mentre invece la centralina che è destinata ai motori senza spazzole ha tre fili più i sensori di Hall. Ecco che questa è la differenza tra le due centraline. Partiamo con la centralina per motori con le spazzole. Queste centraline qua erano praticamente quasi scomparse dal mercato, in quanto sono centraline destinate appunto a motori con le spazzole, che sono motori vecchi. Sono poi state riesumate, diciamo rimesse sul mercato, in quanto i monopattini appunto hanno iniziato a utilizzare di nuovo i motori con le spazzole. Questo perché? Perché i motori con le spazzole costano molto meno dei motori senza spazzole. Quindi queste centraline che stavano quasi sparendo dal mercato, adesso invece sono cominciato a ritrovare nuova vita. Quindi, siccome dobbiamo per forza parlarne, in quanto se ne usano ancora, andiamo a vedere le funzioni di queste tipologie di centraline. Come vi ho detto, non dovete tener conto né dello spinotto né dei colori dei fili, ma solo della funzione che stiamo discutendo. Perché? Perché voi potreste avere sulla vostra centralina la stessa funzione, ma con fili di colore diverso e spinotti diversi. Ma noi quello che ci interessa è la funzione. Allora, partiamo dalle funzioni principali. Queste funzioni principali che ci sono su tutte le centraline, ma tutte tutte, sia da quella che costa 1 euro a quella che costa 1000 euro, ovviamente le trovate anche sulla centralina per motori senza spazzole. Queste funzioni principali sono una, la batteria, l'alimentazione. Quindi questo cavo qui va alla batteria. Rosso positivo, nero negativo. Questi fili qua molto difficilmente cambiano. Può essere che le trovate cambiate, qualcheduno fa anche questi lavoracci qua, però 99,9% il rosso e il nero vanno all'alimentazione, quindi alla nostra batteria. Fate sempre attenzione, ve lo dico sempre, ve lo dirò sempre. Questi due qui non vanno invertiti. Se invertite le fasi, fate fare i fuochi d'artificio alla vostra centralina. Quindi state molto attenti a quando andate a collegare questi due cavi qui. Piuttosto verificate che sulla batteria ci sia e corrisponda il più e il meno al rosso e nero, dopodiché li andate a collegare. Ma state sempre attenti, fate sempre attenzione. L'altra funzione che non può mancare in una centralina sono ovviamente i cavi che vanno al nostro motore, che, come vi ho detto, essendo un motore con le spazzole, sono solo due. Quindi queste due funzioni qua ci sono sempre. Mi avete chiesto che succede se inverto la polarità invece sui cavi che vanno al motore. Bene, succede che il motore girerà al contrario. Io, ad esempio, ho utilizzato questa cosa perché mi serviva un mezzo che avesse appunto la retromarcia. E ho sfruttato questa appunto cosa di invertire i fili per avere appunto la retromarcia. Se vi dovesse interessare questa cosa qui, sul mio sito, che trovate sempre in descrizione, sotto il menu modulistica, potete tra le tante cose trovare anche, vi metto anche lo schemino che ho fatto appunto per fare la retromarcia utilizzando
i cavi che vanno al motore. Brake like, praticamente questo qui è la luce che si accende quando freni, cioè la luce dello stop. Ma secondo me questa funzione non serve a niente, anche perché vi faccio vedere che ora io ho collegato questo voltometro. Se vado a frenare, aspettate che con una mano sola, ecco, quello che mi dà è praticamente il voltaggio della batteria, quindi 38 volte. Questo è 38 volte che è l'uscita, praticamente la corrente della batteria. Quindi, se volessimo utilizzare questa funzione, dovremmo obbligatoriamente montare una lampadina, in questo caso da 40 volt. Perché? Perché se andassimo a montare la classica lampadina da 5 volte, la bruceremmo in un nanosecondo. Ora abbiamo la funzione indicator. Indicator praticamente sta nella funzione di indicatore della batteria. Come si intuisce facilmente, qua appunto abbiamo, se ci colleghiamo un display tipo questo. Questo qua praticamente ci dirà quanto abbiamo di voltaggio ancora nella batteria. Il voltaggio. Proseguiamo. Abbiamo il power switch, che praticamente non è altro che l'on off. Qui ho qua, come vedete, l'ho attaccato assieme, gli ho fatto fare contatto assieme, ma gli si può benissimo mettere un interruttore, una chiave, quello che si vuole per accendere e spegnere. Fate attenzione perché molti mi scrivono dicendo che hanno comprato la centralina, hanno fatto tutti i collegamenti, però non si accende, il motore non gira. Molto spesso è proprio perché non hanno messo l'on-off in ponticellato tra loro due. Quindi ricordatevi che quando c'è il power shift o on off significa che i due fili vanno collegati assieme. Proseguiamo. La funzione sport, onestamente, non l'ho mai capita, cioè dovrebbe essere la funzione turbo, quindi dovrebbe dare più velocità al motore, non lo so. Io ho provato a metterli in contatto tra di loro, ma non cambia assolutamente niente. Non so se va collegato a qualche motore che ha diciamo questa funzione particolare, ma io non ne ho mai trovati. Se qualcuno sa come funziona, me lo scriva e io lo renderò pubblico a tutti quanti. Per adesso è una funzione che non conosco, non so, non riesco a far funzionare. Quindi mettiamola da parte e proseguiamo. E ora abbiamo i brake. I brake sono i freni. Praticamente qua vanno collegati i freni tagliacontatti. Anche se, onestamente parlando, se non si utilizza il pass, secondo me non ha senso andare a mettere i freni tagliacontatti, perché la funzione del freno tagliacontatti è appunto quella di, come si frena, bloccare subito l'erogazione della corrente al motore in modo di avere una frenata molto più rapida, in quanto quando si ha il pass, chi c'ha il pass lo sa, se si pedala, quando si pedala il motore parte, quando ci si ferma di pedalare non è automatico che il motore si fermi subito appena si smette di pedalare, ma si ha quel 1-2 secondi di continua rotazione. Ovvio che se io freno il motore mi continua a spingere, se io ho un pericolo imminente davanti, che devo fermarmi il più velocemente possibile, questa ulteriore spinta può decidere se farmi cadere oppure no.
Quindi i freni, i tagli in contatti sono importanti per questo motivo qua. Quando si va a frenare, subito viene fermato il motore, non si ha più quel 1-2 secondi di continua spinta e quindi si va a bloccare subito. Ma nel momento in cui si utilizza l'acceleratore, come mollo l'acceleratore, il motore si ferma immediatamente e quindi rende inutile andare a montare i freni a taglia contatti. Funzione trottole. Ora lo so che qualcuno mi dirà che non si dice così, che sbaglio a dire i termini, ma io sono italiano, io non sono inglese, io leggo come scrivo e dico le cose come le leggo. Qua c'è scritto trotle e io dico trotle, se poi si dice tritle o trotlo o non lo so, però comunque fatto sta che è l'acceleratore. L'acceleratore è uno di quegli accessori che 99,9% è compatibile su quasi tutte le centraline, sia quelle con le spazzole sia quello senza spazzole. Difficilmente si riuscirà a trovare un acceleratore che non è compatibile con una centralina. L'unica cosa che bisogna fare attenzione sono i fili. Qua 99,9 c'è sempre un rosso e un nero. Vediamo se riesco a metterlo. Eccolo qua. C'è un rosso e un nero. Il terzo filo può essere di qualsiasi colore, ma a noi non ci interessa. Perché? Perché quando noi sul nostro acceleratore abbiamo un rosso e un nero, ovviamente fa da sé che il terzo filo, qualsiasi colore è, andrà abbinato con quello che c'è nella centralina. Quindi rosso con rosso, nero con nero, il terzo colore con quello che c'è. Io fino adesso non ho mai trovato un acceleratore che non sia compatibile con una centralina. Quindi, almeno su questa cosa qua possiamo andare tranquilli. Comunque, vediamo l'ultima funzione che appunto è la charge. Charge significa ricarica. Che cosa ricarica? Ovviamente la nostra batteria. Ma fate attenzione, perché se abbiamo una batteria al piombo, allora questa funzione può essere utilizzata. Perché? Perché la piombo utilizza lo stesso metodo sia di carica che di scarica utilizzando appunto i poli più e meno. Ma se invece di avere una piombo avessimo una litio piuttosto che una Life Pro 4 che appunto montano un BMS, questo BMS interpreta in modo diverso la carica dalla scarica. Ora, se noi utilizzando questa funzione andiamo a ricaricare la batteria dove invece il BMS è previsto che la scarica, creiamo dei problemi. Attenzione, il litio, se non è trattato in modo giusto, può diventare pericoloso. Appena possibile farò un video sulle batterie, tra cui tratterò ovviamente anche le batterie al litio e vi invito ad andarlo a vedere così sapete esattamente di che cosa sto parlando. Ultima cosa da dire è che, come avrete notato, non ho parlato del pass. Questo perché? Perché in questa tipologia di centraline non è previsto l'utilizzo del pass, ma solo dell'acceleratore. Anche se devo dire che ultimamente ho letto su internet che esiste un pass, questo qui è il pass per centraline con motori senza spazzole, esiste un pass modificato il cui attacco va collegato dove andrebbe l'acceleratore e che potrebbe funzionare. Io ho provato a mettere questo pass su una centralina per motori con le spazzole e ho provato e non funziona. Però sembra che sia un problema di segnale. Qualcuno è riuscito appunto a modificare il segnale, qualcuno che ne capisce, ovviamente che non sono io, ha modificato questo pass ed è riuscito a farlo andare al posto dell'acceleratore. Questo renderebbe queste centraline a norma, perché come sapete la bicicletta a
a pedalata assistita non può avere l'acceleratore. Ovviamente sto cercando questo pass modificato oppure la persona che è riuscita a modificarlo. Nel frattempo, ovviamente, se qualcuno ne sa qualcosa di più o sa darmi informazioni in questo senso, me lo può dire, così io mi adopererò per procurarmelo e poi farò un video dove mostrerò se effettivamente funziona oppure no. Molto bene, credo di aver detto proprio tutto riguardo le centraline per motori con le spazzole e ora possiamo archiviare questa tipologia di centraline per passare al prossimo video dove appunto tratterò le centraline per motori senza spazzole. Ma non prima di avervi ricordato che tutte le informazioni che vi ho dato fino adesso le potete trovare sul mio sito, ovviamente sotto il menu modulistica. Bene, ora passiamo alle centraline, senza spazzole.